ringrazio tutti. Buonasera a tutti. Questa sera abbiamo l'onore di avere con noi il giornalista del Corriere della Sera, Goffredo Buccini. È veramente un onore per noi. Siamo un piccolo paese con 6.000 anime e siamo riusciti ad averti come ospite questa sera per la tua umiltà, perché una persona che dice e va bene, vengo a dormire in canonica e va bene, vengo a mangiare le braciole della mamma, significa che è una persona speciale, perché si mette in diretto contatto con la gente comune, senza fronzoli, ed è quello che ci piace. Però prima di presentare il dirigente scolastico, il sindaco, Don Lucangelo, non vedo la cofondatrice di Carosino Non Si Scariche, che si deve accomodare vicino a me. Salutiamo anche gli amici della Proloco, salutiamo gli amici di Galatina 2000, ma è una cosa che faremo dopo, così non dimentico nessuno. E per far sentire in famiglia Goffredo, farlo sentire a proprio agio, noi abbiamo pensato, come Carosino Non Si Scariche, di mandare qualche immagine, non di Carosino, le bellezze artistiche del paese, la periferia, le piante. E la terra brulla, la terra di pietre, perché può diventare vigneto, chissà, lo mandiamo così il messaggio, può diventare vigneto, si possono ripiantare gli alberi di gelso che sono stati abbattuti, gli alberi di olivo, però può essere un input, può essere un'idea, noi lo mandiamo, magari certe volte fa pure sorridere, no? Perché si vedono, che so, le cipuddazze che si trovano dalle nostre parti. Però pensiamoci, queste zone di periferia potrebbero diventare zone fertili, come erano quelle dei nostri padri. E l'odore del vento può diventare un odore di vigna e non di discariche. Pensiamoci un po', lo mandiamo. Thank you.
rosino non discarichi per la creazione del video e poi passiamo alle presentazioni. Stasera c'è l'incontro con Goffredo Puccini, giornalista, abbiamo detto, del Corriere della Sera, e presenterà questa sera l'Italia, la sua ultima fatica, l'Italia qua giù. Maria Carmela Lanzetta e le donne contro l'Andrangheta, casa editrice La Terza e Figli. E chi ha voluto la serata? Carosino Non Discariche, il Comune di Carosino, la Parrocchia Santa Maria delle Grazie, l'Istituto Comprensivo Aldo Moro di Carosino, senza dimenticare gli assessorati alla cultura e all'istruzione, nella persona di Paco Vince e Cristina Leone, che ci sono stati vicini per l'allestimento. E poi non dobbiamo dimenticare tutti gli amici che ci hanno aiutati a fare di tutto, anche a pensare le cose più piccole, le piante, l'aspetto tecnico, la lettrice Michela Cinque, che ci leggerà qualche passo di Goffredo, Anna Cinque, che ha eseguito un grafico in relazione al testo. Poi ricordiamo l'associazione Comunicare, che ci ha aiutati nella divulgazione della serata, Galatina 2000, che si trova qui sulla nostra sinistra. I ragazzi sono arrivati da Galatina, insomma hanno fatto un bel viaggio. Io direi di fare un applauso ai ragazzi. Galatina 2000, nella persona del presidente Tommaso Moscara e tutti gli amici, Piero e tanti altri. E Carosino Non Discariche l'ho già indicata, con gli amici Antonello, Samuele, Lucia ci hanno aiutati, il banchetto della cartoleria del centro con due volontari che ci danno una mano per divulgare questo libro che è importante da leggere. Lo dobbiamo alla nostra terra, perché dobbiamo riscattarci da un mondo che non va per il verso giusto. Cioè Goffredo Puccini ha raccontato la normalità, secondo me, eppure qui normalità non è, ha raccontato delle cose normali che non si possono verificare nel nostro meridione. Le tasse che non vengono retribuite, ma qualsiasi cosa che non riesce ad attecchire nel nostro meridione. E la diretta è dei ragazzi di Galatina 2000, stanno per fare la diretta streaming, è già in diretta. E io direi di iniziare con i saluti del sacerdote Don Lucangelo De Cantis e poi avremo i saluti del sindaco del paese Biagio Chiloiro e poi i saluti del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Aldo Moro di Carosino, Antonio Lo Scialco, e poi una piccola indicazione di Lucia Calò, cofondatrice di Carosino Non Discariche, sul comitato. E non ultimo ringrazio tutti gli amici che sono qui, io li conosco e li vedo uno a uno, sono tutti amici cari, e Vittorio Ricapito anche, che mi ha fatto la promessa e l'ha mantenuta. Grazie a tutti, grazie anche alla pediatra di Attiva Lizzano che è qui, e sono contentissima perché significa veramente fare rete con tutti i comitati e le associazioni pro ambiente, ed è una cosa importantissima. Ok, grazie Don Lucangelo. Ringrazio Elena e tutti coloro che hanno pensato questo incontro e Goffredo per la sua presenza, perché tutto ciò che ci aiuta a pensare cambierà il mondo. Io sono convinto di questo, che tutto ciò che provoca dentro di noi un pensiero positivo di riflessione e di impegno per costruire un mondo migliore va promosso. Forse la crisi più grande di oggi è quella del pensiero, perché anche le mafie nascoste sono non conosciute, oppure viviamo criteri di lontananza dal dire no a certe cose perché forse
non le pensiamo ed entrano nel nostro modo di agire senza accorgercene. C'è la grande mafia, ma ci sono le piccole mafie che attanagliano il modo di pensare e di essere degli uomini. Allora io sono proprio contento di questo incontro che viene promosso questa sera, perché ci educa in questo desiderio comune a pensare. È bello che siano presenti un po' tutte le istituzioni, simbolicamente tutto il paese, perché la divergenza nel pensiero di presenza educativa è crisi per il mondo di oggi. Se la diversità delle agenzie educative, pur nel colore originale di ciascuno, si impegna a provocare un modo positivo di pensiero e di azione, il mondo cambia. Darsi la mano e lavorare insieme, pur nella diversità e nella propria originalità, nel bene più grande che è l'uomo. Dove c'è interesse per l'uomo, così come l'uomo è fatto, nella sua più alta dignità c'è interesse per le cose più grandi e più belle che esistano sulla terra. E io mi permetto di dire c'è interesse per Dio, perché l'uomo è la creatura più bella che Dio ha fatto. Quando ci si interessa con verità all'uomo, si promuove, sapendolo o non sapendolo, anche un interesse speciale al disegno di Dio. E allora grazie, perché credenti e non credenti, ma tutti desiderosi di amare questa terra nel modo più bello, perché questa terra ci ha affidato, questa sera saremo, grazie a Goffredo, invitati a provocare una mentalità nuova che aiuterà questo mondo ad essere bello nel fine per il quale è stato creato. Grazie di questo. Durante quest'anno abbiamo camminato con la comunità, io direi sociale, perché la parrocchia qui consiste con tutta l'esperienza di Carusino, sull'impegno per costruire un mondo più bello. E domenica 26 maggio abbiamo posto in modo permanente, in 7 luoghi significativi di questo paese, abbiamo percorso un itinerario di bellezza, provocando proprio delle cartine geografiche di questo itinerario, ponendo davanti alla scuola, davanti al comune, davanti alla parrocchia, davanti ad una strada che va verso Taranto ed altri luoghi significativi, il nostro desiderio e impegno. Sono state poste frasi, direi, laiche. Tutti coloro che li leggono, anche se uno non dovesse essere credente, non può non riconoscersi in questo impegno di bellezza per la società. E abbiamo chiamato Arcobaleniamo la città. È stato un cammino di tante persone che ha attraversato questi luoghi e questi segni in un modo permanente. Poi Elena magari ti puoi far vedere, insomma, questo segno. Cioè, è stato posto proprio questo seme di bellezza e mi sembra che questa sera siamo incoraggiati a provocare bellezza con la nostra vita. Il mondo è assetato di bellezza, la bellezza salverà il mondo. Costruire un mondo nella bellezza più autentica, io penso che sia il percorso dell'altezza del mondo e della bellezza del mondo. Quindi in questo itinerario penso che possiamo ritenere in un modo pieno anche la bellezza di quello che questa sera ascolteremo. La parola al sindaco del nostro paese di Carusino, Biagio Chidoio. Buonasera a tutti, grazie per la vostra partecipazione. Io ho sentito dal primo istante la necessità di promuovere, accompagnare Elena e l'associazione Non Discarichi in questo percorso di confronto, perché era necessario, richiama i temi della legalità e noi per la legalità siamo favorevoli, prendiamo le distanze con tutti e promuoviamo sul territorio tutte quelle forme che si debbano rispecchiare con le normative. Quindi un saluto di benvenuto al dottor Goffredo Puccini. Grazie per la sua presenza, a nome mio, a nome di tutta l'amministrazione che in parte è anche qui presente. Quindi noi saremo sempre al sostegno di ciò che lei
no, ha svolto in questo libro, evidenziando il tema della donna qua giù, il tema della legalità, è un qualcosa che ci tocca, però purtroppo non è un problema soltanto di qua giù, diventa anche del settentrione, quindi bisogna porre rimedi a tutta forza, perché purtroppo è un problema che non investe soltanto l'Italia meridionale, ma anche l'Italia settentrionale. Laddove c'è finanza, economia, business di guadagno, ci sono le infiltrazioni, e lì la pubblica amministrazione e il governo centrale deve porre rimedi a prevenire e non promuovere queste iniziative. Quindi grazie ancora per la presenza e sarò tutto orecchie ad ascoltare. Comprensivo Aldo Moro, il dottor Antonio Losciano. Grazie. Buonasera a tutti. Sono onorato di partecipare a questa naturalmente presentazione del libro che denuncia le mafie, e naturalmente la mia presenza naturalmente è richiamata dal fatto che proprio a livello culturale, diciamo, più che di istruzione, diciamo l'impatto destabilizzante riguardo appunto l'illegalità. È una guerra che si pone a livello culturale, perché parte naturalmente dalla Costituzione italiana, che probabilmente pochi conoscono, che non è l'imitazione, ma non fa altro che dare un senso di appartenenza e di partecipazione. Richiama quindi la partecipazione, come naturalmente una canzone, se ricordo bene, di Gaber, no? Diceva la libertà e la partecipazione, no? E quindi come si può a un certo punto combattere l'illegalità, la mafia, se non si ha il senso di appartenenza e se non si partecipa tutti quanti naturalmente a portare avanti un discorso destabilizzante per l'aspetto illegale. Perché io ho visto naturalmente, diciamo, quelle poche immagini, no? Riguardavano da Rosino, però se andiamo con la nostra immaginazione a vedere i paesaggi d'Italia, l'anno passato sono stato, va bene, in Sicilia, bellissima terra, mi domandavo, ma quello che poi ci prospettano, no, nelle fiction, oppure certe volte, va bene, anche attraverso i giornali, e quindi gli atti di sangue e quant'altro, dove sono? C'era, va bene, una bellezza sbalorditiva, no, nel paesaggio, nella gente, nella cultura, una cultura naturalmente millenaria. E allora io mi domandavo a un certo punto perché, no, c'è la mafia. La stessa nostra terra, della Puglia, altre mafie, abbiamo la Sacra Colonnina nel Salento, abbiamo anche, va bene, rapporti con l'Andrangheta, poi abbiamo nella Campania, bellissima regione, certo, ma non esportiamo anche, va bene, ma dov'è la mafia? Dov'è la mafia? Allora la mafia da dove parte? Parte da un senso di non appartenenza, un senso, va bene, di estraneità allo Stato, dove naturalmente poi entrano che cosa? Entrano, va bene, interessi, no? Economici e quant'altro, connivenze politiche. E naturalmente chi si può ribellare alla mafia? Come ci si può ribellare alla mafia? Si ribella il cittadino che appartiene a uno Stato, cittadino che si sente partecipe e che quindi nelle piccole cose, partendo dalle piccole cose, come dicevamo, no? Già il fatto di essere partecipi e sentirsi, come dire, appartenenti a un comune, e quindi partecipando affinché il comune sia pulito, abbia, va bene, le sue bellezze conservate, debitamente conservate, abbia un territorio accogliente, ci si paghino le tasse e quindi si rispettino anche a un certo punto sia i diritti che i doveri, no? E questo naturalmente fa sì che a un certo punto viene estraniato ciò che poi non è partecipe, cioè quello che è poi l'aspetto illegale. E ripeto, come
ho iniziato, la lotta è culturale. E naturalmente in questo senso avviene molto, deve fare la scuola, perché? Perché se non si porta questo messaggio di legalità, questo messaggio culturale di appartenenza, va bene, ai ragazzi, a un certo punto, va bene, non si ha mai una destabilizzazione di quello che è, va bene, il tessuto sociale incancrenito e che ci porta naturalmente al pizzo, alle bombe, perché le bombe non sono soltanto in Calabria o in Sicilia, ma laddove ogni cittadino che naturalmente vive nella cosa pubblica cerca di fare qualcosa, va bene, diretto, qualcosa naturalmente di opporsi all'illegalità, naturalmente deve pagare poi a un certo punto il fio. Ecco che naturalmente, ripeto, l'aspetto è culturale e qui noi a un certo punto siamo pochi, no? Sarebbe stato bello avere, va bene, un panorama più ampio, diciamo, di partecipazione, no? A livello cittadino. Quando vanno fuori diventa esponenziale. Certo, certo. E quindi a questo punto il libro del nostro autore potrebbe diventare anche a livello di scolaresca, no? Un inizio, un archè per, come dire, portare avanti un messaggio a livello esponenziale. Va bene? Va bene. Buona serata a tutti. Lucia Calò. Buonasera, per noi ovviamente, lo diceva Elena prima, motivo di estremo orgoglio avere qui Buccini, perché chi in questo periodo soprattutto dà voce alle donne è giusto che abbia il giusto riconoscimento, e avere quindi l'opportunità di avere Buccini qui e quindi di dar voce a questo libro che urla con rabbia quello che ancora le donne oggi nel 2013 subiscono, perché bisogna ancora dirlo, le donne ancora dico in Italia, perché nonostante ci dichiariamo un paese civile continuiamo ad avere comunque un atteggiamento estremamente maschilista nei confronti delle donne. Quindi quello che comunque dovrebbe essere una cosa normale, una donna sindaco, una donna che si oppone all'illegalità, appare come una cosa strana. E le donne che ancora oggi, cronaca di tutti i giorni, subiscono estrema violenza da uomini che considerano la donna come un oggetto, che considerano la parola amore come quasi un diritto, cioè utilizzano la parola amore come un diritto ad abusare appunto della donna, quindi un uso della parola amore che veramente fa ancora molto male. Quindi io tra l'altro colgo l'occasione per esprimere diciamo il mio un plauso, ecco, al Parlamento, alla Camera, che proprio in questi giorni ha finalmente ratificato la Convenzione di Istanbul, che apre praticamente un percorso legislativo a favore, diciamo, della donna. E io mi associo a quello che diceva prima Don Lucangelo, l'importanza che oggi a questo tavolo ci siano tutte le istituzioni. È fondamentale dare alla collettività un'idea di simbiosi, cioè di unità di intenti, perché laddove la scuola, la famiglia, le associazioni, lo Stato tramite il comune agiscono tutti nello stesso senso, dando un segnale forte di contrarietà all'illegalità, io penso che un passo avanti sia già stato fatto. Noi come Carosino Non Discariche siamo sempre quello sì, purtroppo pochi, ma ciononostante riusciamo, insomma, a muoverci, a far arrivare, insomma, il nostro messaggio. E ci siamo costituiti nel 2010 perché c'era l'emergenza discariche, emergenza che continua ancora oggi, perché voglio dire, le discariche continuiamo ad averle, e discariche che ovviamente sono una vera e propria ferita nel nostro territorio, territorio bellissimo, va detto, pieno di uliveti, abbiamo il mare, abbiamo veramente delle bellezze paesaggistiche che abbiamo per tanto tempo sottovalutato. E
E noi quindi, c'era quell'emergenza, abbiamo sentito il bisogno di costituirci come comitato per dare una mano a altri cittadini che già da anni lottavano contro queste discariche, prima contro la discarica Vergine, prima contro la discarica Ecolevante, poi contro la Vergine. Ovviamente forse non abbiamo ottenuto i risultati che ci aspettavamo, però il fatto di aver fatto parlare di queste discariche che tante volte nascondono dietro delle illegalità, io penso che sia già un passo molto importante, e l'associazione Carosino che rinasce continuerà comunque a muoversi in questo senso, anche con queste iniziative che servono a, a rendere più consapevoli i cittadini di quello che ci accade intorno. Molto spesso siamo succubi di quello che ci accade intorno perché ci sentiamo impotenti. Io invece penso che la rabbia vada incanalata in qualcosa di positivo, perché solo se siamo consapevoli e siamo in tanti probabilmente riusciremo a cambiare le cose. E voglio chiudere con due parole semplicissime scritte prima di morire purtroppo da Rita Atria, che molti di voi sapranno si dissociò dal clima mafioso nel quale era cresciuta. Non è stata uccisa per mano diretta della mafia, ma perché comunque si è sentita sola e abbandonata dopo la morte di Borsellino. Lo stesso Falcone diceva che molto spesso la mafia uccide proprio perché si è lasciati soli. E Rita Atria, poco prima di suicidarsi, scriveva: forse un mondo onesto non esisterà mai, ma chi ci impedisce di sognare che forse, se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo. Io penso che veramente abbia ragione, quindi conviene essere sempre di più, e veramente cioè è bene che questi incontri si ripetano e che, ripeto, a questo tavolo ci siano sempre presenti tutte le istituzioni. Grazie. Prologo. Forse. Dove sta Giovanni? Grazie Giovanni, grazie per la vicinanza e soprattutto per l'olio di gomito che abbiamo messo per poter affrontare la serata. E abbiamo ringraziato l'assessorato alla pubblica istruzione, abbiamo ringraziato l'assessore alla cultura, quindi credo che non ho dimenticato veramente nessuno. Ma entriamo nel vivo del libro di Goffredo, se no lo teniamo per niente, ma non devi parlare ancora perché ci sarà un'altra persona a parlare al posto tuo. Viene Michela 5 e ci racconterà qualche pagina del libro di Goffredo Buccini. C'è una parte d'Italia che siamo abituati a considerare perduta, per il ritardo nei servizi e nelle infrastrutture, per il tasso di disoccupazione e di corruzione, per il degrado ambientale, per le scarse speranze offerte ai giovani e soprattutto per la gigantesca questione criminale che nessun governo e nessuna precura sembra in grado di risolvere. Il cuore di questa porzione di territorio nazionale coincide in larga misura con i confini della Calabria. L'organizzazione delinquenziale che da quel territorio ha conquistato l'egemonia tra le mafie del mondo è l'Andrangheta. Tuttavia, questa realtà non è immutabile. Siamo indotti a crederlo dal cinismo, dal pessimismo, dalla stanchezza. Ma sbagliamo. Questa rivoluzione è tutta al femminile e ha due facce. Nella società malavitosa, madri, mogli e sorelle, assuefatte al silenzio e all'obbedienza, hanno incominciato ad alzare la testa, a dire no per strappare i figli a un destino segnato da violenza, galera, morte. Le storie di Lea Garofalo, Giuseppina Pesce, Maria Concetta Cacciola e di molte altre pentite che hanno deciso di mettersi dalla parte dello Stato anche a costo della vita sono al tempo stesso terribili ed esemplari. Nella società legale, una generazione di sindache elette e sovente sull'onda del rinnovamento in comuni sciolti per la mafia sta cambiando il rapporto con i cittadini, introducendo trasparenza ed efficienza in macchine organizzative opache
ed inceppate. Donne venute dalle professioni spesso estranee alla politica hanno deciso per passione civile di resistere a intimidazioni e minacce, rendendo così un prezioso servizio al paese. Maria Carmela Lanzetta, primo cittadino di Monasterace, Locride, è stato il volto nuovo di una nuova stagione che potrebbe fare della Calabria non solo parte integrante dell'Italia, ma simbolo del possibile riscatto italiano. Grazie, perché non tutti abbiamo la capacità di pensare le cose e saperle dire, e tu le sai dire, è così. Quindi ti ringraziamo di questo, perché fai del tuo pensiero un pensiero collettivo. E quando non abbiamo la possibilità di poter dire quello che uno pensa all'interno del suo mondo interiore, che volge, come dice Don Lucangelo, al bene comune, al bene pubblico, se non abbiamo le parole ci mettiamo come il banchetto del ciabattino e aggiustiamo le scarpe secondo quello che tu ci dici, le facciamo un po' largo, un po' più strette, per un cammino di comunione. E lo presento, Goffredo Puccini, è inviato del Corriere della Sera, dal 2004 al 2009 è stato capo cronista dell'edizione romana del giornale, con Gianluca De Feo è stato premiato nel 1995 come cronista dell'anno, mentre con il romanzo La fabbrica delle donne ha vinto il premio Biella del 2009. Ha pubblicato tra gli altri Ora Pronò, della Frassinelli nel 2002, La fabbrica delle donne della Mondadori nel 2008, L'Italia qua giù che presentiamo stasera. Allora, Goffredo mi ha detto che a lui piace giocare, non gli piace la presentazione tutta ad un pezzo, piace giocare. Io mi sono preparata qualche parolina, ma tanto sto messa bene stasera, perché c'è Vittorio Ricapito che può fare qualche domanda, c'è il direttore di Galatina 2000 che può fare altrettanto. Io gli ho detto, anzi a Tommaso ho detto di studiare, perché se a me non vengono le domande le fa lui, quindi sto proprio tranquilla. Adesso io dico due parole e poi passo la parola a Goffredo e poi passo subito la parola a voi. Puccini stasera, stavo cercando di dirlo prima, presenta la normalità che si fa eroismo e che non si verifica solo a Monasterace, ma anche in altri paesi come Rosarno, con la sindaca Elisabetta Tripodi, che deve combattere contro le cose più comuni. Quali sono le cose più comuni? Case che non vengono mai finite, numeri civici assenti, sembra una cosa stupida, e invece è la normalità che non è normale nel meridione. Devastazione del paesaggio, e noi lo conosciamo bene, lo sappiamo benissimo. Con lo scempio di piani regolatori fatti solo di colate di cemento, eredità degli anni 80 ma che ancora viviamo. Il coraggio di chi vive contro l'andrangheta è questo, e se sei donna è doppiamente complicato. Abbiamo parlato, parleremo stasera della Calabria, ma possiamo essere noi potremo parlare di eroismo di donne pugliesi, e qui ce ne sono tante tra il pubblico di persone che sono degli eroi per me e per molti di noi, perché fanno denuncia forte mettendoci la faccia, non dico i nomi, si battono, sono donne che si trovano qui tra di noi, che si battono come leonesse, non per i propri figli ma per i figli di tutti, perché i figli che respirano la diossina, i figli che respirano acido solfidrico, non sono i figli di una donna ma sono i figli delle donne. E sono i nostri figli che respirano aria malsana, miasmi, veleni, e sono i bambini di tutti, lo tengo proprio a sottolineare, perché è una cosa che penso profondamente come donna. E Goffredo, la parola a te. Mettiamo la nostra storia dell'umiltà. Innanzitutto grazie davvero, perché tanto affetto, tanto calore, Elena, grazie
i genitori di Elena, li voglio citare perché ci hanno fatto sentire a casa dal primo momento, Rosina e Pietro, che domani fanno 51 anni di matrimonio, e quindi vorrei fare un applauso a Rosina e a Pietro. Che cos'è la normalità, no? Partiamo dalla normalità, Elena, tu. La normalità dovrebbe essere, per esempio, poter lavorare senza ammalarsi. È normale, non è necessario ammalarsi perché si mi devo spostare. Dove? Qui? Va bene qua? Dimmi dove. Qui? Va bene. Dunque, dovrebbe essere abbastanza normale lavorare senza ammalarsi di cancro, per esempio. Dovrebbe essere normale poter seppellire i morti senza rischiare di ammalarsi perché si smuove la terra di un cimitero le cui mura sono rosse. Dovrebbe essere normale che i bambini corrano nei prati e non ci sia un'ordinanza sindacale che lo vieta, perché ci sono prati che sono talmente pieni di diossina che non è il caso dei bambini. Quindi la normalità sta nella regola, nel rispetto banale delle regole, che da noi è eccezionale, diventa eccezionale. Prima guardavo questo splendido filmato che avete fatto e sentivo un po' a pensiero e pensavo all'abuso e allo stupro che tanta gente non perfettamente consapevole di quello che fa ha cercato di fare di questa musica bellissima, che non è una musica che divide gli italiani, quindi non può essere l'inno di una forza secessionista, ma è una musica che ci unisce tutti in quanto italiani. E proprio da questo nasce l'idea del libro E mi avvicino a Bomba, cioè nasce dall'idea di rifiutare che ci sia una regione d'Italia, come ha letto benissimo Michela, che ringrazio, e rifiutare l'idea che ci sia una regione d'Italia che sia considerata la palla persa, cioè una partita che non si può giocare. Per esempio, fateci caso di tutto quello che succede in questa parte d'Italia, soprattutto la Calabria, perché guardate che la Calabria purtroppo ha una specificità grave che voi non sperimentate, voi avete un altro tipo di guai e ne parliamo adesso, ne parleremo stasera sicuramente, però la Calabria ha innanzitutto il fatto che non fa notizia. Calabria ammazza una gente e praticamente la notizia quasi non esce sui giornali. Mi ricordo sempre, ricordo tutte le volte che parlo dell'omicidio sotto casa di una coppia, marito e moglie, escono la sera vicino Soverato, a Catanzarese, 30 colpi di mitra e li ammazzano tutti e due. Ora, normalmente succede questo a Napoli o in Sicilia, cioè questa roba riempie i siti, i telegiornali, i giornali. È uscito in breve, perché sì, è uscito nella stampa del posto, perché è uscito in breve qua e là e non ne abbiamo quasi parlato. Cioè l'idea è che comunque siano fatti loro, di questa gente che sta schiacciata tra il mare e la montagna, che tutto sommato non vogliono nemmeno che noi ci occupiamo tanto degli affari loro, se ce ne occupiamo si arrabbiano, e quindi si facciano gli affari loro. Non è così. Noi italiani non possiamo pensare che un pezzo d'Italia non sia di tutti noi. Noi italiani siamo anche calabresi, io mi sento anche calabrese, io faccio parte della Calabria e la Calabria fa parte di me, e questa musica bellissima che abbiamo sentito prima ce lo racconta e ce lo certifica fino in fondo. Facendo questo mestiere mi è capitato di, come dire, notare segni, le zanzare sono terribili, di notare segni delle discariche, è quello il problema, infatti. Di notare segni di riscatto giù nella Calabria di cui sono occupato. E questi segni di riscatto sono venuti negli ultimi anni soprattutto dall'universo femminile. Diciamo da due gruppi di donne molto diversi tra loro. Quelle donne che sono cresciute in famiglie legate alla mafia calabrese, e quindi che hanno assimilato codici di onore, che per noi sono di disonore, ma per loro sono codici di comportamento perfettamente rispettabili, e per i quali la mamma dranghetista, l'ho trovato, è una cosa incredibile, canta la ninna nanna del malandrinetto al figlio in fasce, che è un inno alla faida. Cresci presto figlio mio, perché devi vendicare l'onore della nostra famiglia, l'uccisione di tuo padre. È
un'istigazione a delinquere nella ninna nanna. Perché questo? Perché ovviamente la figura femminile è la figura, è la cinghia di trasmissione dei valori nostri, diciamo, dalla società tra virgolette per bene, molto per virgolette, della famiglia della mafia, ovviamente. Quindi il primo risveglio che ho osservato in Calabria è questo, delle cosiddette pentite, parola brutta, anche perché molte non hanno un accidente di cui pentirsi, francamente, di queste donne che diventano collaboratrici di giustizia, testimoni di giustizia, ragazze di Rosarno, mi viene in mente Concetta Cacciola, a cui hanno fatto bere acido per questo, mi viene in mente Giuseppina Pesce, che è sfuggita alla morte, la cugina di Concetta Cacciola, e la Garofalo, Lea Garofalo, che forse molti di voi conoscono per aver letto la sua storia, assolutamente sembra una tragedia greca, pazzesca. Questa donna che scappa dalla Calabria tirandosi dietro la figlia, inseguita per anni dal suo compagno, dal papà della figlia e dalla famiglia andranghetista del suo compagno, e alla fine di una vita terribile di peregrinazioni viene raggiunta a Milano, separata dalla figlia, sequestrata, torturata e uccisa e bruciata. E la figlia, qui viene la parte greca della vicenda, a 18 anni rompe il codice e nel nome della mamma va e diventa testimone di giustizia, lei diventa la testimone d'accusa che fa infliggere l'ergastolo a suo padre e ai complici del padre, e adesso sta sotto protezione, grazie a Dio, e speriamo che lo Stato riesca a darle la serenità che la famiglia non le ha dato. Ma insomma, queste donne, questo gruppo di donne è un gruppo di donne che ha una caratteristica, che per amore decide di rompere i codici che ha imparato nella famiglia. Per amore di chi? Dei figli. Per risparmiare ai figli, soprattutto ai figli maschi, un destino quasi certo, la galera o la morte per faida. E questo strappo è uno strappo difficile, doloroso, perché peraltro voi sapete che l'andrangheta si articola in maniera familiare, le 'ndrine coincidono con le famiglie più o meno, quindi se tu denunci il capo dell'andrina, vai a denunciare tuo fratello o tuo padre o lo zio, e il tuo tradimento verrà lavato, l'onore verrà ripristinato soltanto se ti ucciderà una persona della tua famiglia, tuo fratello, tuo padre. Quindi c'è questo, diciamo, questo filone eroico dettato dall'amore di queste mamme calabresi che dicono no e che cominciano ad aprire una breccia nei codici dell'andrangheta. E c'è in Calabria un secondo gruppo di donne borghesi, diciamo, donne che hanno avuto la fortuna di nascere bene, di avere delle famiglie che le hanno spedite a Roma, a Bologna, a Milano, a studiare, a capire altre cose, a farsi una vita professionale normale, senza chiedere la cortesia, il piacere, e che però a un certo punto sentono il bisogno, dissennato per noi, diciamo, di tornare indietro, dire voglio fare una cosa per l'Italia, una cosa per il mio paese, voglio fare una cosa, e tornano indietro nel loro paese a cercare di fare quello che Elena diceva, cioè a cercare banalmente di ripristinare le regole. Perché tornano? Perché un'intera classe di amministratori maschi spesso fallisce, diventa inspendibile, stiamo parlando di comuni sciolti dal prefetto per infiltrazioni, e quindi questi maschi di paese che diventano non più, diciamo, commerciabili in termini elettorali. E mi diceva la Lanzetta, dice sai, poi quando i maschi falliscono mandano avanti noi donne, e infatti la Lanzetta, che è il filo conduttore di questo libro e di cui forse avrete sentito dire, parlare, è un sindaco che ha beccato due attentati, ha resistito, sta ancora lì che resiste, c'è mezzo paese che le rema contro, e accanto a lei c'è gente come Elisabetta Tripodi, come Anna Maria Cardamone, come, vi devo dare una cattiva notizia, forse l'avete letta sui giornali, come era la Girasole, la Caronia Girasole a Isola di Capo Rizzuto, non è più sindaco di Isola di Capo Rizzuto, qui purtroppo non vengo a darvi delle buone nuove, perché il PD, secondo la migliore tradizione del Partito Democratico, ha pensato bene di spaccarsi prima delle elezioni che si sono celebrate 15 giorni fa, e metà PD appoggiava lei, che era la sindaca, diciamo tra virgolette, antimafia,
e Meta PD appoggiava l'ex sindaco che aveva avuto il comune sciolto per infiltrazioni di mafia. Il risultato di tutto questo è diventato sindaco il candidato del PDL, che è un simpatico giovanotto che ha nella bacheca Facebook la foto di Dell'Utri, è stato uno sponsor elettorale in buona fede sicuramente di Girolamo, che era quel simpatico senatore del PDL che venne eletto con voti truccati proprio con un plebiscito a Isola Capo Rizzuto e dintorni, e di cui un delinquente come Gennaro Mockbel diceva: tu sei lo schiavo mio. Adesso il buon Di Girolamo si è beccato 5 anni di galera, persona devo dire anche simpatica, insomma, evidentemente con qualche problema nella raccolta del consenso. E il sindaco adesso è questo giovane ragazzo di cui chiedo scusa, mi pare Bruno di cognome, e che ha tutta un'altra idea, insomma, diciamo, dell'antimafia, però il risultato viene raggiunto grazie all'ennesima classica spaccatura del Partito Democratico, che come vedete fa più o meno replica lo stesso schema a ogni latitudine. E questi due gruppi di donne, anche questo secondo gruppo di donne, benché azzoppato dalla fantasia politica, diciamo, del PD, io credo che possano rappresentare il meglio della Calabria, e credo che la Calabria possa rappresentare una sfida per tutti noi, perché se quella non è palla persa, cioè se noi siamo capaci, se noi riusciamo da italiani a stare vicino alle donne di Calabria e agli uomini di Calabria che sanno stare vicino alle loro donne, adesso se noi riusciamo ad accompagnare la Calabria nella faticosa opera di ripristino della legalità in tutti i suoi paesi, anche in quei paesi dove l'arma dei carabinieri sembra rivoluzionaria perché le regole sono talmente sovvertite che il rispetto della legge è rivoluzione, se noi riusciamo a fare insieme da italiani questa rivoluzione, avremo fatto un'opera importante per il nostro paese e saremo in grado di ripristinare queste norme, la normalità della regola a qualunque latitudine del nostro paese. E quindi mi viene ancora in mente, e con questo chiudo, sperando che voi abbiate qualcosa da aggiungere, mi viene davvero in mente l'idea che ci sia una popolazione forte come la vostra, come quella di Taranto, capace di riprendersi la città, capace di sognare insieme un progetto di sviluppo nuovo, diverso, che non voglia e che non vi porti continuamente a scegliere tra morire di fame o morire di malattia. Grazie. Allora, io quando sento le interviste di Tommaso Moscala dico: caspita, ma come le fa a trovare tutte quelle domande? Chiaramente anche stasera il nostro direttore farà qualche domanda al giornalista del non dopo adesso, il giornalista del Corriere della Sera, viene qui Tommaso. È bravo, eh? È timido ma è bravo. Con un applauso forte. Tengo un direttore io che è la fine del mondo. Quando fa le interviste mi piace e farà la stessa cosa stasera. Prego. Vabbè, interviste, io diciamo il libro sinceramente ho iniziato a leggere. Ah, l'ho iniziato. Sì, impreparato questa sera, non però come dire, solitamente prima do una lettura rapida, una specie di scannerizzazione, poi sì, esatto, poi entro nel merito. E in realtà diciamo è uno spaccato di storia attuale, uno spaccato di storia attuale che tocca la Calabria, ma sostanzialmente forse perché il silenzio fa molto più rumore, quello calabrese, questa specie di oblio che è entrata questa regione, ma la viviamo un po' anche dalle nostre parti, la viviamo con una differenza, che c'è questo il mondo femminile che forse oggi sta cercando di riscattarsi più degli ultimi 30 anni, perché noi in particolare in questo territorio non possiamo dimenticare che fu proprio il mondo femminile, le famose tabacchine e tanti altri movimenti che iniziarono il vero riscatto anche del nostro territorio, poi ci furono quello che ben conosciamo. Però oggi
contro la mafia, forse gli uomini hanno un po' abbandonato la lotta che 30-40 anni fa era molto più forte, e l'hanno abbandonata perché è stata la politica a cedere. Voi prima parlavate di quello che è successo a Isola Capo Rizzuto, il PD che si spacca. Sinceramente non voglio entrare in questa situazione. Venendo qua vedevo c'è la sezione del PD dove sul manifesto era scritto dacci un segno. Mi veniva spontaneo dire daccelo prima tu il segno, poi magari noi di conseguenza lo diamo anche, ma sarebbe diciamo una polemica inutile in questo momento. Però sostanzialmente la politica è stata quella che ha abdicato. Allora la domanda che io voglio fare è questa: di fronte a una politica che non si riesce più a trovare, di fronte a questi politici che oggi si inventano nuovamente i saggi per cambiare una Costituzione che molti all'estero ci invidiano, noi invece la vogliamo cambiare, di fronte diciamo a tutto quanto quello che vediamo, noi stiamo qua a due passi dall'Ilva, no? E ci stiamo ponendo la domanda se dobbiamo mangiare o se dobbiamo campare, no? E poi alla fine non so quale sia la soluzione, perché se non mangi muori, se mangi muori lo stesso, viviamo davvero in un paradosso. Però forse se qualcuno dice che si può mangiare e campare contemporaneamente, anche questa può essere una verità, ovvero sia se si mettono nelle condizioni queste grandi aziende di non speculare più sul territorio e quindi di operare nella legalità, che diventa la cosa più rivoluzionaria degli ultimi anni. Operare nella legalità diventa la cosa più rivoluzionaria degli ultimi anni. Allora, quello che oggi si vede o si legge nel vostro libro in Calabria, lo viviamo dappertutto, lo viviamo davvero dappertutto. E la mia convinzione è quello che ancora una volta il Sud viene utilizzato, ma non viene utilizzato dal Nord, che questo è anche un altro paradosso, viene utilizzato da speculatori che vivono al nord come possono io tranquillamente al sud, perché ancora una volta non riesco a rispondermi alla domanda che faccio da tanti anni, come mai il nostro sud continua ad essere, come dire, bistrattato per certi versi, nonostante abbiamo tante persone che comunque sono state in Parlamento, comunque continuano a fare politica. La domanda che io le faccio è questa: ma effettivamente c'è una volontà, voi che avete girato l'Italia da corrispondente di un grande giornale, c'è questa volontà di voler risolvere il problema, oppure c'è quella convinzione che lo status quo non deve essere cambiato e deve restare tale e quale? Ci arriva il filo, sì. Innanzitutto, se non mi dai il tu, io passo al voi, quindi no. Se non mi dai del tu, io ti do del voi, quindi okay. La prossima. Avendo fatto il militare a Cuneo, oltre a girato il mondo, quindi, allora, c'è la volontà, guarda, io penso una cosa, che la volontà siamo noi, cioè che non ci debba essere una volontà esterna a noi. Ti faccio un esempio con la Lanzetta e poi vengo a voi qua. La Lanzetta, prima della Lanzetta, nel comune di Monasterace, i costruttori, alcuni in odor di mafia anche, entravano e si sedevano alla scrivania, dietro, dalla parte del tecnico, alla scrivania dell'ufficio tecnico, del dirigente. E la Lanzetta ha detto, scusate, prego, là ci sta la porta, voi state di là, noi stiamo di qua. Dice, no, ma noi gli vogliamo offrire un caffè. Dice, vabbè, il caffè glielo offrite al bar dopo. Quindi è una cosa banale, no? Una cosa normale, non è una cosa strana, eppure questo è un tassello rivoluzionario straordinariamente pazzesco, e non è che viene dalla volontà politica di un'entità praticamente buona che sta a Roma o a Milano, viene da una signora che è ritornata nel suo paese, una calabrese come loro, sta lì, si è rimboccata le mani, l'hanno fatta sindaco perché pensavano di controllarla, pensavano che questa povera scema ce la facciamo come vogliamo, invece no, a dimostrazione che se tu non vuoi
non ti, nessuno ti piglia e ti controlla, quindi sei tu che ti fai controllare. Con Elena prima, per mero spirito di polemica, parlavamo di clientelismo e io dicevo, però per starci il clientelismo, che è un tratto tipico del nostro, della nostra terra, ci devono stare i clientes, se no il clientelismo non c'è sta. Cioè, non basta uno che distribuisce la clientele, ci vuole la gente che ha tanta voglia di diventare cliente mio, insomma, o schiavo mio, come direbbe Gennaro Mockbell di Girolamo. Non era proprio una cosa misteriosa che l'Ilva avvelenasse la città, e cioè nel senso che bastava, cioè bastava guardarsi intorno, cioè nel senso, a me la prima volta che sono sceso giù mi hanno portato su un attico a tamburi e c'è sta una cosa, uno strato così rosso, e poi ci sono quei cristalli, quelle cose che ti finiscono tutte quante dentro i polmoni. Prendi l'autostrada e c'è, l'ho fatto vedere a mia moglie arrivando, c'è una, il guardrail è rosso Ilva, che è un colore, che è un colore particolare, è rosso Ilva. Ora, cioè quello che voglio dire è che tutti lo sapevano, no? Allora, c'è un vecchio sindaco di C, Angelo Monfredi, credo che si chiamasse, che raccontò, dice, guarda, noi eravamo così affamati che l'Ilva ce la saremmo fatta mettere a Piazza della Vittoria, non sulla spiaggia, proprio in mezzo alla piazza. E qui è un lungo discorso su un progetto di sviluppo sbagliato, sull'idea che prendi una strada piuttosto che prendere quella dello sviluppo turistico di una terra meravigliosa come questa, decidi che devi trasformare il contadino nell'operaio che sarà l'uomo del futuro. C'è un'idea molto in voga nei primi anni 60, in cui peraltro di ambientalismo non si capiva meno di niente, insomma, o almeno pochi illuminati ne capivano qualcosa, la maggioranza anche di chi si occupava di cosa pubblica non se ne interessava affatto. Ma andando avanti negli anni, ma non è che fosse proprio misterioso, cioè tutto questo fumo, tutti questi detriti, tutte queste polveri, uno una domanda se la poteva anche fare, quindi forse qualche analisi l'avrebbe potuta anche far fare, forse avrebbe anche potuto istituire il registro dei tumori, porca miseria, che non è stato istituito per anni e anni, 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 fino a ieri praticamente, ci sarà un perché. Quindi allora tu hai ragione, dice, insomma, non è che vengono dal nord a fregarci, vengono anche dal nord a fregarci perché sanno che qui c'è un sacco di noi che non chiedono di meglio che essere comprati, di meglio che essere fregati, e parlo di un'intera generazione, due forse, non solo di politici ma di giornalisti, Vittorio, perché com'è che non ci sono state grandi inchieste giornalistiche di giornali di qua per denunciare sta roba? Perché noi non abbiamo saputo abbastanza? Perché è una cosa che sembra scoperta ieri. E il sindacato? Il sindacato che al referendum sull'Ilva si è astenuto, il quartiere che ha votato di meno, e guardate, questo purtroppo la dice molto lunga, è il quartiere di Tamburi, cioè il quartiere azzeccato all'Ilva con più alta percentuale operaia. Questo significa due cose: uno, che gli operai sono più che mai stretti in questo ricatto infame e quindi c'hanno paura che se gli chiudono l'Ilva non hanno più niente, e questo io lo capisco perfettamente. Un'altra parte però è, ahimè, il famoso detto, lo cito sempre, c'è me ne fotte a me, che è una specie di mantra, diciamo, di un'area, ma c'è me ne fotte a me deve essere proprio ribaltato, me ne fotte a me come tarantino, e ancora una volta me ne fotte a me come romano e come italiano. Complimenti anche per la visione tarantina, eh? Ti nominiamo spartano questa serata dell'8 giugno. Vittorio, tocca a te. Diciamo che sono un giornalista anch'io e abbiamo sintetizzato di tutto. Certamente molto meno bravo e molto meno importante di Goffredo. Sono di Taranto e innanzitutto vi voglio dire bravi e complimenti, perché io da Taranto questa sera sono venuto davvero con piacere per un amico, un collega che per me è anche un maestro, e non lo dico con leziosimo, per davvero, l'avete sentito parlare, se avete il piacere di leggere lo sapete di cosa sto parlando, e dei grandi, secondo me, veramente solo di pochi grandi, andare in un posto che non si conosce come fa lui e capire esattamente com'è stata la situazione, cioè il cermenefuttismo io ci ho messo 10 anni a capire, lui ci ha messo 10 minuti.
Questo per farvi capire un parallelo. Quindi veramente complimenti Carosino, veramente, da Tarantino, per aver ospitato una persona di questo profilo e un giornalista così preparato. Una piccola premessa per arrivare a una domanda. Io sto ancora peggio del direttore perché non l'ho ancora letto proprio il... alzo le mani e ammetto la mia totale ignoranza. Ho letto qualcosina sulla mafia, ho scritto da cronista qualche articolo di cronaca su quella che è stata, su quella che è stata la lotta alla criminalità organizzata a Taranto. Goffredo ricorderà addirittura a Taranto, noi negli anni in cui c'è stata la guerra di mafia abbiamo avuto un figlio che ha ordinato l'omicidio della sua madre, anzi della sua matrigna, perché era dalla parte dei fratelli. C'era una guerra di mafia intestina che ha prodotto decine e decine di morti in quell'epoca a Taranto. Ebbene, io ritengo che il giornalismo sia lo storicismo del presente. Il giornalista non è quello che scrive bene, che scrive bei romanzi. Il giornalista è quello che scrive in maniera semplice e chiara esattamente quello che succede, i fatti. Almeno così mi hanno insegnato, e credo che Goffredo sia d'accordo su questo, anche se lui ha una prosa veramente sopraffina, però racconta esattamente quello che succede. E tante volte trovarsi nel posto giusto e scrivere esattamente le cose che succedono significa non solo assistere alla storia, ma scrivere la storia. E cosa voglio dire con questo? Che non me ne vogliano gli storici, ma la storia, almeno quella che io ho studiato a scuola, al liceo, all'università, mi sembra un pochettino misogina, nel senso che tolta, che so, Cleopatra, Anna Bolena, pochi personaggi... che tra l'altro sì, hanno fatto anche brutte fini. La storia è quasi sempre stata fatta dagli uomini, quindi un primo merito che mi sembra di dover riconoscere nel lavoro che ha fatto Goffredo è quello di aver dato un nuovo punto di vista, ecco, una nuova prospettiva a un fenomeno umano e storico tutto italiano come la mafia, che purtroppo abbiamo anche esportato all'estero, da un'angolatura completamente nuova, cioè quella femminile. E la domanda, e vengo alla domanda, la domanda che ti faccio è: c'è secondo te un momento in cui si capisce che la mafia può essere, se non sconfitta, combattuta, al di là dell'aspetto femminile che tu hai analizzato nel tuo libro? Cioè, c'è un momento della storia in cui si capisce, ci si ribella, in cui si inizia questa lotta, e perché proprio in quel momento e non prima? Grazie. Secondo me, nella storia che racconto io, è Denise, figlia di Lea Garofalo. Perché? Perché Denise sulla carta le ha tutte, cioè lei è davvero a tutto tondo figlia di ndranghetisti, di nobiltà ndranghetista. Pensa, quando ho parlato con la sorella di Lea, per farmi raccontare la storia di Lea, lei mi ha detto, dice, sai, sì, poi insomma noi abbiamo avuto in famiglia 5 morti ammazzati, mio padre, mio cugino, mio zio, mio fratello e Lea, come se parlasse, persona sensibilissima, però come se parlasse di un'influenza della SARS, di una cosa ineluttabile, per cui succede che si muore ammazzati, che uno ha quei 4-5 morti ammazzati a casa sua. Quindi Denise aveva veramente diciamo tutte le caratteristiche per essere una ragazza devastata, distrutta, per stare nascosta dentro un armadio, oppure per aderire tout court al modello, diciamo, visto dalla parte di suo papà, ma anche in realtà dalla parte della mamma, insomma, perché Lea strappa da una famiglia ndranghetista sostanzialmente, quindi strappa da valori ndranghetisti. E invece il punto di rottura, il punto è che questa ragazza, quando muore la mamma, resta ancora un anno, lei dice cose sconvolgenti, leggetele, sono pazzesche, resta ancora un anno a vivere col padre e con gli zii, essendo certa che sono loro che l'hanno uccisa, giocando con i loro bambini. Lei fa finta di niente finché non arriva il momento buono per passare dall'altra parte e per raccontare tutta la sua verità, perché appunto quando finalmente potremo raccontare la verità ce la saremo dimenticata. No, grazie a Dio, lei invece la racconta qui ed ora, e la racconta, e l'ha raccontata due volte in primo grado e in appello,
davvero rendendo giustizia alla mamma, rendendo onore al sacrificio della mamma che ha fatto poi tutto questo in realtà per impedire che lei vivesse dentro quel tipo di ambiente lì. Quindi secondo me l'idea che l'Andrangheta possa perdere viene da questi piccoli fatti qua, da questi piccoli episodi di rottura familiare che se noi andiamo a pescare, se noi andiamo a raccontare, ci danno un quadro più ampio, più vasto di una crisi di valori. Perché insisto sulla donna? Perché penso che la donna non potesse non arrivare a un conflitto con la mafia, voi con la mafia siciliana, mafia calabrese. Perché? Perché la donna è portatrice di vita e la mafia è portatrice di morte, quindi sono evidentemente valori inconciliabili. Tutto questo appena appena tu permetti alle donne di famiglie mafiose di avere quel minimo di cultura, di libertà, di spazio vitale, individuale per riaffermare te stesso, questo cortocircuito non può non avvenire. Quindi io credo che le cose per la mafia andranno sempre peggio. Detto questo, io credo anche che noi non ci dobbiamo mettere dietro alle donne e aspettare che le donne delle famiglie di mafia devastino la mafia. Io credo anche che nel frattempo lo Stato deve prendere delle iniziative legislative forti per appoggiare i pentimenti delle donne di mafia, perché il primo problema che hanno queste ragazze è che non hanno mezzi di sostentamento, quindi vivono il ricatto economico della famiglia d'origine, spesso lasciano addirittura in un primo momento i figli nelle mani delle famiglie da cui vogliono scappare. La storia della Cacciola è ancora una volta esemplare e terribile. Lei va via, si mette sotto protezione, le fanno sentire per telefono la madre e il padre, le fanno sentire il pianto della figlia di 6 anni e dicono: guarda che se non torni questa muore. E lei torna. E adesso sono 3 persone, non voglio anticipare il giudizio, sono 3 persone sotto processo per istigazione al suicidio. Lei era stata picchiata, pestata, e queste 3 persone sono suo fratello, sua madre e il padre, quindi la sua famiglia, i suoi familiari più stretti, perché veramente c'è la perversione del codice d'amore, il ribaltamento del codice d'amore nel nome del codice d'onore. Noi quindi, lo Stato gli deve stare vicino, deve sviluppare una normativa che consenta, invogli e aiuti le collaboratrici di giustizia. B, si deve appropriare, riappropriare sempre di più del territorio. Io su questo sono della scuola del generale Dalla Chiesa. Noi dobbiamo stare nelle piazze, i carabinieri devono stare negli angoli, noi non dobbiamo permettere a questi fetenti di avere delle vedette sul nostro territorio. Lo Stato deve spaventare questa gente con la sua presenza. E quindi, ancora una volta, lo Stato deve avere la capacità di investire sull'ordine pubblico, di investire sulle forze di sicurezza, di investire sulla magistratura. Se c'è dei soldi che vanno spesi oltre che per la cultura, sono questi. Grazie. È importante quindi che questo libro circoli un po'. È importante. Ringraziamo anche la cartoleria del centro che ha messo fuori qui all'ingresso il palchetto per l'acquisto dei libri, e poi ci gratificherai con una tua benevola dedica sulla città. Pure io ce l'ho a casa, e mo non lo ricopro. Allora, abbiamo parlato di donne, abbiamo parlato di bambini, abbiamo parlato di diossina, non possiamo che far venire la pediatra di Attiva Lizzano, Maria Antonietta. Io la chiamo sempre Maria Antonietta, invece è Antonietta, donna. Volevo chiederti una cosa: il limite proprio fra normalità e anormalità, cioè tessuto sociale sano e tessuto sociale malato. Io ricordo benissimo quando è iniziata la mia storia con la discarica. Una mattina alle 12 Lizzano non si respirava, del 2009, non si respirava, c'era un odore cattivo di nauseabondo. Avevo visto in studio tanti bambini malati con asma, con laringite,
E quindi mi sono rivolta e ho fatto un piccolo scritto al sindaco. La cosa che mi sono meravigliata, che in realtà ero l'unica che sentiva l'odore. E questo mi ha veramente sconvolta. E questa storia, diciamo, continua ed è proseguita nell'ambito poi di tutto il percorso che abbiamo fatto, nel senso che quando ci siamo rivolti alla regione, quando ci siamo rivolti alla provincia, quando ci siamo rivolti ai ministri, sembrava che effettivamente quell'odore o quella puzza che sentivo io quella mattina la sentivo io e la sentiva poi la mia associazione, la nostra associazione, ma tutti gli altri non la sentivano. Quindi questo chiedo a lei, cioè, fin quando in realtà dobbiamo, e quando in realtà c'è la normalità nella società, e quando in realtà questa normalità è altro. E io come piccolo cittadino, piccolo, veramente piccolo, cosa posso fare? È una bellissima, difficilissima domanda. Io credo che la risposta sia fare ciascuno bene il proprio mestiere. E bene non vuol dire soltanto in senso tecnico, ma vuol dire in senso civico, diciamo, cioè fare il proprio mestiere ricordando che siamo cittadini di questo paese, italiani. Quindi lei fa la pediatra ed è una cittadina, sono un giornalista. Ecco, se ciascuno facesse il mestiere suo come si deve, probabilmente già molti si accorgerebbero di quella puzza, insomma, no? Perché che diavolo, cioè io non posso credere, adesso voglio dire, ancora me la piglio con la mia categoria così che non me la prendo con altri, ma voi che non c'è stato un giornalista che è passato lì e ha detto senti che puzza, e voi che questo giornalista sarà andato nella sua redazione a dire al suo capo redattore, oh guarda che c'è una puzza terribile lì, e qualcuno gli avrà detto vabbè, ecco. Io penso che ciascuno debba rientrare, forse debba riscoprire o scoprire per la prima volta il bello e il piacere del mestiere proprio. Io penso anche che la mafia perderà quando ciascuno si accorgerà che è più comodo stare dalla parte dello Stato, è più facile, piuttosto che inginocchiarsi davanti al boss, al padrino, al capomandamento. Ma questo un po' dipende dallo Stato, un po' dipende da noi. Perché? Perché la mafia, come tutte le dittature, ha bisogno di consenso. Non esiste, non esiste la dittatura senza consenso. Le dittature hanno consenso, hanno il consenso delle nostre viltà, delle nostre pigrizie, dei nostri limiti. E così le mafie hanno gioco facile nel cercare consenso in uno Stato in cui se tu hai una causa civile ci metti 20 anni per venirne a capo. Se invece vai da quel signore lì che sta all'angolo del bar e dici donna, mi c'è questo problema lui te lo risolve in 3 minuti. Se hai un credito da recuperare, vai per vie normali, quello te lo recupera in 2 minuti. Allora, da una parte c'è la grave assenza dello Stato nella nostra vita quotidiana, in cui la mafia si infiltra per cercare di procurarsi consenso. Da un'altra parte c'è, diciamocelo, una certa disponibilità, vuoi al rapporto con loro, vuoi comunque come dice lei benissimo, a non accorgersi delle puzze che stanno intorno a noi, e questo evidentemente crea un umore, un mare, un territorio, un posto dove l'illegalità diventa regola, che è esattamente quello che succede giù da noi. Grande, ottima cosa. Grazie. Che ne pensi se chiamiamo quella bella ragazza che ti ha fatto il grafico riferito a... Sì, la chiamiamo Anna. Anna, lo prendi per piacere. Anna ha letto il libro, come lo abbiamo letto noi del comitato, come lo hanno letto tutti gli amici delle altre associazioni, e noi a Carosino
raccontiamo favole. E si spera che il mondo delle favole possa diventare il mondo e che, come dice la canzone, la fiaba in realtà diverrà. Anche questa che abbiamo detto stasera è una bella fiaba. Magari la fiaba della legalità un giorno diventerà realtà. E a Carosino raccontiamo fiabe, siamo un gruppo che si chiama Favolando e ogni mese dilettiamo i bambini piccoli piccoli con queste fiabe. Lei, mentre la sorella racconta fiabe di Cappuccetto Rosso, la regina delle nevi, eccetera, eccetera, lei in estemporanea dipinge, ma oggi era emozionata e l'ha fatto prima, però ce lo racconta lo stesso e lo fai vedere al pubblico. Anna 5. Allora, innanzitutto devo dire che leggendo il suo libro mi sono emozionata e sinceramente mi sono sentita piccola di fronte alla forza di quelle donne. E veramente, veramente piccola. E comunque, non so, io molto umilmente mi sono permessa di rappresentare quello che ho immaginato, ho visto leggendo le sue pagine, e ho visto la Calabria, un piccolo spaccato della nostra Italia, e le sue donne capaci di guardare in faccia il dolore, la sofferenza, la morte di un figlio, accettare di rinunciare alla propria vita, e donne che danno le spalle al dolore e si chiudono nel proprio silenzio, donne che invece decidono di parlare pur avendo dentro un grande dolore e la consapevolezza di dover rinunciare a tutto, anche alla propria vita. E poi donne come la sindaco di Monasterace, che invece, mentre le altre sono raffigurate in bianco e nero proprio per il grande dolore, nonostante anche lei abbia un grande dolore, ha subito due attentati, e la consapevolezza di poter perdere da un momento all'altro non solo la propria vita ma anche quella dei propri cari, va avanti e quindi è raffigurata con i colori proprio perché è pronta ad affrontare la vita. Che ne pensi, Goffredo? Beh, io penso che le favole possono diventare realtà, anche se sono in genere non così ottimista, e la brutta favola che vi ho raccontato di Isola di Caporizzuto e di Carolina Girasole purtroppo sembrerebbe andare proprio nel senso contrario. Peraltro pensate che due giorni dopo le elezioni hanno bruciato la casa al mare di del papà del marito e di suo marito, insomma di un pezzo di famiglia sua, quindi insomma voglio dire, poi certe cose non succedono mai per caso completamente. E però invece penso, poi quando vedo, e io ho la fortuna di andare in giro e di stare in mezzo alla gente, quando vedo delle presentazioni così, con tanta gente che ci crede, che crede che le cose possano cambiare, allora anch'io penso che forse, come tu dici, le favole, la favola di un paese normale, che rispetta le regole, dove non bisogna chiedere piaceri perché c'è la legge che decide e ci dice quello che possiamo fare e quello che no, forse è una favola che può succedere. Penso che queste donne, come molte voi donne qui, come tante donne di Taranto, hanno, come tante donne italiane, come tante mamme italiane, hanno in mano la chiave del cambiamento di questo paese per trasmettere i valori giusti ai figli. Cultura, non me ne vorrà, è un maschietto, però diamo la possibilità all'assessore della pubblica istruzione per dire qualcosa, visto che è tra le donne, però dopo può intervenire anche Paolo, l'assessore alla cultura. Andate a settembre, perché non l'ho letto nemmeno io, quindi lo leggo sotto l'ombrellone, però e quindi a settembre sarò preparata. No, io volevo, insomma, faccio la spiritosa e voglio fare una domanda un po' provocatoria.
e venendo qui ritenevo di assistere alla presentazione di un libro che è una testimonianza e una denuncia, in quanto denuncia è anche una richiesta di condivisione, perché se uno denuncia qualcosa è perché vuole condividere di solito una situazione dolorosa, disagevole, e quindi condividere significa ripartire il problema, ognuno se ne fa carico di una parte e così si risolve meglio. Però poi quando ho ascoltato tutto quello che è stato detto ho pensato che fosse più che altro una richiesta di aiuto, nel senso che visto che in Calabria quando sono arrivate le donne il problema è stato affrontato, certo non ancora risolto, però si dimostra che si può risolvere questo problema, allora ho pensato, Buccini ha chiesto alle donne di Taranto di scendere in campo e risolvere il problema Ilva, potrebbe essere anche così? Sì, sì, sotto sotto lo è, detta tutta per la verità. Un sindaco donna a Taranto c'è stata non molto tempo fa e non è che abbia lasciato questi risultati memorabili, insomma, detto quindi no, per dire che grazie a Dio non è che il genere in sé sia condizione di illuminazione, insomma, poi alla fine ci sono, cioè dobbiamo starci vicini, insomma, questo è. No, sto cercando di dire la verità, nel senso che non è che qualunque donna in quanto donna ha la luce nella borsetta, insomma ce ne sono alcune che non ce l'hanno e ci sono degli uomini che l'hanno, però sì, è abbastanza vero quello che dice lei. Tutto sommato io credo che il problema di tutti, di tutta la gente di Taranto, ma sia perbacco se non è un problema delle donne, perbacco se è un problema delle mamme, cioè pensate, il latte, la crescita dei bambini, il gioco dei bambini nell'erba, nei prati, insomma è un problema di tutti i tarantini e peraltro non solo tarantini, perché ragazzi non è che l'inquinamento da Ilva si ferma al confine del territorio comunale, insomma, ecco. Ma io penso che questo problema le madri di Taranto lo sentano in maniera ancora più viva, forte, terribile. Io penso però che sentano pure il problema del futuro dei figli, questa è la terribile contraddizione su cui la gente di Taranto è stata costretta a misurarsi per 50 anni. Cioè, cosa fa? Cioè, se chiude l'Ilva, allora qual è il punto anche? Se la Jeep di Taranto non ha preso un abbaglio colossale, e se veramente anziché ammodernare la fabbrica, anziché creare una fabbrica più sicura, guardate che ce ne stanno in giro per l'Europa, cioè non è che si muore per forza perché c'è una fabbrica in un posto, si possono fare fabbriche con tecnologia più avanzata, ma se ha ragione la Jeep, non sto dicendo che ha certamente ragione, se la Jeep di Taranto Todisco ha ragione e se i soldi degli ammodernamenti, del risanamento sono stati portati per 20 anni da un'altra parte, al punto che questa si è sentita di mettere sotto sequestro 8 miliardi di euro, beh, accidenti, significa che tutto sommato si può fare una fabbrica che non vi ammazzi. Io credo di sì e io credo che questo sia il problema di tutta la gente di Taranto e segnatamente delle mamme. Io credo che le mamme più che mai si dovrebbero far sentire su questo per consentire sia la crescita sicura dei figli e sia il lavoro per i figli quando diventano più grandi. Non, in nessuna parte d'Italia è dato che bisogna scegliere per forza tra morire di fame e morire di cancro e non è così, si può non fare così. Grazie. Qua siamo nel paese del vino, quindi va benissimo, perbacco. E quanto possiamo abusare della tua bontà? Sono io che abuso della bontà. Ah sì? Allora, se il responsabile, il presidente della Proloco, vuole fare una domanda, vieni. Sembro a scuola. Giovanni, in deformazione. Buonasera, per noi sembra quasi utopia, però crediamo che l'alternativa alla grande industria sia lo sviluppo turistico. Quanto possiamo sperare secondo lei?
sia se per lei sono compatibili le due cose. Io un pallino, essendo presidente della Prologo, diciamo, lo scopo della Prologo è quello di promuovere il territorio, quindi insomma il vino, noi abbiamo come prodotto peculiare, la nostra peculiarità è rappresentata dal vino. Oggi purtroppo per me è una giornata molto triste, perché ho visto trasportare da un elicottero, e qui lo denuncio anche in presenza del sindaco, i silos che potevano rappresentare una speranza di sviluppo per il nostro territorio. Quindi siamo preoccupati. Cioè la cantina, l'unica cantina sociale che abbiamo, che fine farà? Scusate se c'entra poco con l'argomento, però insomma è una cosa che, a cui ci tengo. Ma io dunque in generale penso che probabilmente fu sbagliata la scelta allora, certo è facile con il senno del poi dire che fu sbagliata, mi rendo conto che adesso è molto semplice dirlo, ma nel 60 probabilmente questa area dell'Italia doveva andare da un'altra parte, dalla parte che dice lei, cioè questa è una terra benedetta da Dio, cioè non si capisce perché non debba essere una terra di sviluppo turistico fantastico, e piano piano lo è, perché peraltro avete posti meravigliosi, delle masserie bellissime, davvero è bello venire giù. Dopodiché c'è questa specie di mostro piantato lì in mezzo, e uno dice ma certo non è esattamente la cosa che invoglia di più. E peraltro c'è il discorso di Taranto Vecchia. Taranto Vecchia secondo me è una miniera non utilizzata. A Bari sono riusciti a mettere il tappo alla criminalità e a innescare quel circolo virtuoso, che poi tu apri due negozi qua e questo pezzo di strada diventa un po' più sicura, allora ne apro altri due e la prossima sera vengono quattro persone ed entrano dentro sto negozio. Guardi che è un sistema di contagio, un contagio virtuoso anziché un contagio vizioso, si può fare. Non capisco perché non riescono a bonificare realmente Taranto Vecchia. Taranto Vecchia potrebbe essere un volano di sviluppo turistico formidabile, e di botteghe e di artigiani e di giovani che aprono piccole iniziative nelle strade. Quindi io sono assolutamente convinto di questo. Ho molta paura rispetto all'idea di chiudere la fabbrica a Tucur, con tutto quello che ci siamo detti. Cioè io credo che una chiusura a Tucur sarebbe disastrosa, disastrosa per il territorio, disastrosa per tutti noi, perché adesso i costi diciamo più o meno quantificati sono giganteschi, giganteschi per il sistema Italia. Sarebbe una falla gigantesca nella filiera che va dalla siderurgia alla manifattura meccanica, quindi noi veramente rischiamo una crisi sistemica chiudendo l'Ilva, e non credo che di per sé sia la soluzione, perché poi comunque rimane un tumore lì che per 100 anni, per 200 anni resta là, non è che si bonifica in un attimo. Va assolutamente cambiato il sistema di produzione, va assolutamente introdotta della nuova tecnologia. Io non sono un tecnico, quindi direi delle castronerie terribili e me ne guardo bene, ma io credo che chiudere tutto cur sia sbagliato, e credo che però accanto a questa non chiusura debba nascere una Taranto nuova che sappia vivere di turismo, cioè sappia uscire da questa maledetta scelta che o muoio di fame o muoio di ilva. Porca miseria, no, posso fare anche altre cose. Taranto è una città meravigliosa e tutta la zona intorno è stupenda, quindi io credo che ha ragione lei quando dice che possiamo sviluppare turisticamente in modo molto forte, ma che l'ilva vada trasformata e non chiusa. Grazie Goffredo, e vedo l'assessore alla cultura, se vuole dire due parole. Ah. Buonasera a voi tutti. Intanto, prima di fare una breve considerazione in merito al tema, volevo dirvi questo. Ieri sera, in questo stesso luogo, si è tenuta una serata dedicata ai bambini, il tradizionale teatro delle marionette. Stasera un altro evento ancora. Noi speriamo che questo possa diventare sempre più un polo culturale ad ampio respiro, ma a breve inaugureremo i saloni posti al piano superiore. E quello che è il sogno di questa amministrazione comunale è quello appunto di poter avere e poter contare su un palazzo d'Agliala sempre aperto a tutti quanti. Perché dico a tutti quanti? Perché
Stasera qui c'è un'associazione locale che propone un tema, domani ce n'è un'altra, dopodomani un'altra ancora, e quindi è bello quando ogni componente di un paese possa dare il proprio contributo, e diventa ancora più bello quando questo contributo viene espresso in maniera rispettosa, anche nella diversità e nella lontananza di idee, perché a volte nei paesi ci sono delle logiche che appartengono solamente alla guerra dei poveri e non si pensa che forse ci sono delle logiche che possono diventare comune per il raggiungimento di obiettivi importanti. Fatta questa premessa, io apprezzo molto i temi che sono stati toccati, sebbene abbia anche altre idee, nel senso che non possiamo limitare i mali dell'Italia solamente a determinate componenti sociali, perché il problema Italia è un problema molto ampio, ma riguarda tante altre componenti, riguarda la politica così come la magistratura, il giornalismo, cioè tutto ciò che compongono il serbatoio Italia. È ovvio che laddove le componenti istituzionali di una nazione non fanno quadrato, poi il sistema crolla. E quindi perché crolla il sistema? A mio avviso, poi chiedo anche un suo contributo di pensiero a tal riguardo. Crolla perché manca la coscienza sociale, ossia se queste componenti non funzionano è perché evidentemente noi come popolo, come nazione non abbiamo quella coscienza sociale sulla base della quale chiediamo il rispetto prima di tutto della Costituzione, subito dopo di tutte le leggi e il rispetto anche verso noi stessi. Una coscienza che ho trovato molto più sviluppata paradossalmente nei paesi un po' meno sviluppati, tanto meno sviluppati rispetto all'Italia, quelli dell'area balcanica che forse hanno vissuto il comunismo, hanno vissuto diciamo momenti politici talmente forti da avergli potuto consentire diciamo di sviluppare appunto una maggiore vicinanza a quello che è il mondo delle istituzioni, il mondo proprio della coscienza, della partecipazione della coscienza politica di un popolo verso la nazione. Io credo che a noi manca questo, sicuramente ci sono dei fermenti importanti, soprattutto a Taranto c'è un fermento molto molto importante di una città che ha capito che la prima via d'uscita è quella della ribellione, cioè del riappropriarsi della città e di dare fiducia ovviamente alle istituzioni affinché il miracolo della rinascita possa prima o poi avverarsi. Grazie a tutti voi e ancora complimenti all'associazione per l'organizzazione della serata. Insomma, mettiamolo sull'ottimista, siamo un paese giovane, diciamo, quindi siccome quello che dice lei deriva evidentemente dalla mancanza di riconoscimento reciproco, cioè la difficoltà di tenuta istituzionale è ovviamente figlia del non riconoscersi reciprocamente. Siamo un paese a unità molto fresca e peraltro una democrazia molto giovane, e peraltro in questa democrazia, adesso senza farla lunghissima, però insomma, in questa democrazia molto giovane abbiamo avuto tali anomalie dal dopoguerra fino a me verrebbe di fino a oggi, però insomma fino almeno a un po' di anni fa, per cui lei insomma pensi che su tre persone nel dopoguerra due facevano riferimento, e questo lo dico guardate in modo apolitico, a entità non statuali, cioè uno alla Chiesa e l'altro alla Russia, e poi un terzo era dentro quel terzo c'era un pezzo di gente che non aveva cittadinanza perché non sai, i fascisti, e poi c'era questa cosa del Partito d'Azione piccolino, secondo me la parte più virtuosa del paese, ma insomma assolutamente minoritario. E la nostra è una storia travagliatissima, una storia terribile, una storia negli anni 70, io sono stato un ragazzo negli anni 70, l'Italia, lei no perché è più giovane, l'Italia faceva paura negli anni 70, negli anni 70 è stata una stagione in cui se tu nelle città italiane, non solo a Taranto, sbagliavi a mettere un paio di scarpe e un cappotto in una piazza, cioè metti il cappotto sbagliato per la piazza, ti sprangavano. È stata un'Italia che ha avuto un morto di terrorismo quasi ogni giorno, ogni mattina c'è la radio, c'è uno che avevano tirato un colpo di pistola. Quindi è stata l'Italia delle stragi, è un percorso molto lungo, molto lungo. E io sono in questo clamorosamente ottimista, cioè il fatto che mediamente i nostri figli non sentano più il bisogno di sprangarsi davanti alle scuole, io lo trovo un fatto straordinariamente buono. Il fatto che nonostante la dialettica feroce che c'è tra parti politiche, c'è ed è feroce e deriva da una serie di anomalie in cui non mi infilerò stasera perché diventa veramente
tutta un'altra storia. Beh, però tutto sommato c'è una forma di un primo tentativo di riconoscimento reciproco, c'è. E un paese sì, ha perfettamente lei ragione, che ha difficoltà terribili di coesione istituzionale, ma è un paese che lentamente, la democrazia è una lenta costruzione. E voglio dire, è una lenta costruzione che si fa pure con serate così, cioè è una lenta costruzione che si fa parlando insieme, come dice lei, è una lenta costruzione che si fa, per rispondere ancora una volta alla domanda della dottoressa, facendo ciascuno il proprio mestiere con coscienza. Io credo che questo paese abbia davvero delle potenzialità grandi e sia sulla strada giusta. È una strada lunga, è una strada tortuosa, però è una strada che possiamo percorrere soltanto insieme e non gli uni contro gli altri armati. Grazie, Goffredo. Mi è venuta quasi voglia di leggere un'altra pagina. Michela. Era stato così devastato dagli uomini che mandarono avanti le donne, mi racconta adesso Maria Carmela. Ci aveva provato sul serio appena insediata al primo mandato, buttando fuori dall'ufficio tecnico i costruttori che sedevano alle scrivanie degli impiegati a pretendere pratiche su ordinazioni. Uscite, qua non possono sedersi i privati, ma io voglio offrire un caffè al ragioniere e voi il caffè glielo andate a offrire al bar dopo il lavoro. Ci aveva provato, sì, difendendo le operaie delle Serre dei Fiori, ridotte alla fame da padroncini che gli lasciavano senza stipendio. Ci aveva provato, introducendo banali elementi di normalità, il pagamento dei tributi per tutti, o il sostegno ai vigili contro gli abusi, in un paese dove ogni tassa è ancora l'imposizione di uno Stato nemico e i gabinetti abusivi spuntano pure sulla facciata del convento del X secolo, vanto storico della collettività. Quando i signori del paese avevano capito che ci stava provando sul serio, avevano ordinato di bruciarle la farmacia di famiglia, magari per ammorbidirla, magari per convincerla a lasciar perdere l'idea di ripresentarsi alle nuove elezioni. Quella notte, al primo piano, nell'appartamento proprio sopra la bottega di fiamme, dormivano in sei. Lei, suo marito Giovanni, i figli Gabriele e Matteo, la vecchia madre Olga che la farmacia l'aveva fondata, la sorella Maria Assunta. Potevano ammazzare tutti se Gabriele non fosse stato insonne e non avesse sentito l'odore acre del fumo. Il 27, 24 ore dopo, avevano già riaperto, grazie anche a tutte quelle donne che bottiglietta dopo bottiglietta, scatola dopo scatola, hanno salvato il salvabile, dice la Lanzetta. La prima domanda che mi si materializza davanti mentre percorro la statale 106, lo strappo di asfalto che costeggia il mare calabrese e collega i paesi dell'Andrangheta e della violenza fino all'Interland Regino. Cosa diavolo cerca di difendere Maria Carmela Lanzetta? La partita sembra persa da subito. Attraverso discese di cactus, campi riarsi abbandonati, pini, olivi, odore di spazzatura e odore di muschio, il giallo e ancora il blu del mare lontano, che potrebbe essere l'oro di queste terre, e invece è soffocato tra oblio e cemento. Passo colline, interi rioni di palazzine mai finite, come a Rosarno, come a Bovalino, come ovunque nei paesi dell'illegalità. Cemento e mattoni a secco lasciati lì. Case tirate su a casaccio l'una contro l'altra, senza un centro che tenga unita la comunità. E mi domando di nuovo, ne vale la pena? Sui tornanti dentro la pineta due cartelli turistici, marroni e bianchi, promettono molto. Castello medievale decimo e undicesimo secolo. Chiesa matrice, esaltazione della Santa Croce, decimo e undicesimo secolo. Ma monasterace superiore, il borgo dove sono rimasti solo pochi anziani e zero futuro. La chiesa del X secolo è stata ristrutturata con una spregiudicatezza da palazzinari ubriachi.
giallo brillante. E dovete vedere che mostruosità era prima, mormora Vincenzo, un ragazzotto del posto. I soldi, oltre alla CEI, li hanno messi le vecchiette, 20-30 euro al mese che ancora versano per raccogliere la cifra mancante all'ultima mano di pittura, che Dio solo sa come verrà alla fine. La torre accanto è stretta tra due costruzioni abusive. Un gabinetto edificato in facciata come un tumore e tre parabole TV un po' ruba, un po' balona. È vero che lo stato sociale è finito, come dice Anna Filocchiaro, solo che noi qua giù non l'abbiamo mai avuto. Sorride anticipando la mia obiezione. E non intendo coltivatori diretti o indennità di disoccupazione. Quelle sono truffe. Lo stato sociale è io lavoro e ho l'asilo. Io lavoro e ho il pediatra. Il pediatra da noi è arrivato adesso, come le carote, segno del benessere. Mi chiedo, sei stata bravissima. Goffredo, se vuoi possiamo chiudere qui. Anche perché perché a poco se la stanno defilando a poco tutti. Terminiamo con il bel brano di Domenico Modugno, che oltretutto è un pugliese, Amara terra mia. Una amara terra che può diventare dolcissima, secondo noi. E questo è l'augurio. Beh, io vi ringrazio tutti e volevo soltanto dire una cosa, pensavo a quello che diceva Don Luca prima, all'elogio della bellezza. Ecco, ha perfettamente ragione, questa storia lo dimostra. L'illegale spesso coincide con il brutto, il bello spesso è anche giusto. Cerchiamo tutti insieme di costruire un'Italia più bella, un'Italia più giusta. Grazie. Grazie a te. E approfittiamo per regalare, mentre scorrono le immagini e anche la bellissima musica di Amara terra mia, che poi è una bella relazione. E il video di Fandango è una bella relazione tra i popoli pugliesi e tanti altri popoli. È veramente un pontem facere, una serie di ponti che si apre ad altre nazionalità e ad altre culture. Mentre scorrono queste belle immagini, gli amici di Carosino No Discariche mi aiutano a dare un bel gesto a Goffredo, che si berà, oltre che si berrà, il vino fatto con la nostra etichetta. E ti ricorderai di noi. Un bacio da parte di tutti. E dentro ci sono le friselle, i carciofi fatti dalla vicina di casa, sott'olio, i pomodorini pachino, poi abbiamo la cacioricotta. Poteva mancare la cacioricotta, di fico e cucchiate, maritate, mi consiglia un'altra di Carosino Non Discariche, Gabriella me lo consiglia, fico e maritate, lo sai come si fanno, no? L'abbiamo fatto vedere, allora oggi sei caduto sui fichi, mi dispiace, ti abbiamo fatto vedere oggi la periferia di Carosino, la prossima volta ti facciamo vedere tutto il procedimento della lavorazione dei fichi maritati. Comunque sono i fichi che vengono seccati, vengono messi insieme maritati, dentro c'è la mandorla, il cacao, il finocchietto selvatico, buonissimo, sta tutto là. E chi mi aiuta a prenderlo, anche qualche maschietto che è pesante. E poi vini al dirigente scolastico, vini al sindaco, alla Proloco, li chiamiamo tutti a uno. Grazie mille, non potevano mancare le chiancarelle, eh? Ok, grazie. Poi il vino al dirigente.
coppia di Garcino, quindi lo facciamo avere a Don Lucangelo, alla scuola l'abbiamo dato, poi alla Proloco, all'associazione CRA, grazie a te, all'associazione comunicare, se non ci sono glielo facciamo recapitare, alle sorelle Anna e Michela, agli amici di, e uno simbolico per ognuno, agli amici, anche uno per Galatina 2000, al banchetto della cartoleria del centro che ci ha dato una mano. Vieni Michele, vieni a prendere il campo. Senza speranza. E all'assessore all'istruzione e alla cultura. E a Goffredo no, perché sta già nel cesto, non esagerare. Si è dimenticato qualcuno? Al rappresentante di Carosino non discarica. Prego, Lucia.